Mazza, oh! Sì, sì, la location è questa di sicuro. Ma ha detto di venire qui, mi dice, è questo. Beh, c'è la troupe, i fari, i microfoni, le camere. Telecamere. Non c'è Murri? No. Come mai? Chi è Murri? Giorgio. Ah, Giorgio. Avrà già chiuso il canale. Ma speriamo. Probabilmente. Beh, io vedo tre lavagnette, tre sedie, già, tre pennarelli. Cubriamoci. Non dire troppi numeri che si confondono. Non mi si confonda, si accomodi. Sediamo, sì. Beh, bello è bello, eh. Già. È comodo? Molto. Questo è l'importante. Bravo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, i gentlemen si sono riuniti. Infatti, oltre a me, Murri, principe di Xmurria, abbiamo qui Maurizio, il conte del Merluzzo, Danny, il duca della Massellanza, e Thomas, barone del Marenduzzo. E oggi siamo tornati finalmente a un anno di distanza, perché sui nostri canali, su tutti e quattro i canali, usciranno dei video dedicati alla serie dei Gentlemen. E come vedete io mi sono già preparato. Voi piuttosto mi sembrate un po' indietro, Questo poi ne parliamo successivamente. Mi raccomando, state connessi e seguiteci, perché ne vedremo veramente delle belle. For gentlemen are here. E adesso, signori, la parola a voi, che dovrete giudicarmi. Oh! Ah, l'eleganza, immagino, no? Siamo in parte da giudice oggi, quindi. Guardalo come sono qui a giudicarla. Un voto da 1 a 10, credo. Eh sì, la scala credo che sia da 1 a 10. Ah, anche nel suo caso? Nel suo caso, sì. Anche per oltre non so contarli. Tu hai già un'idea, Maurizio, di Io sto guardando, comunque sto valutando come veste. Non so dire. Sì, è un tappo, Thomas. È un tappo, fai così. Anche se l'Italia tiravo. L'ho tirato anch'io, non importa. Si scuote, hai visto? È vero, un'anguilla. Invece di scuotare. Beh, se tutti i giudici sono a posto, direi che può andare a mettere il secondo outfit. Prego. Grazie. Vediamo come. Si è toccato il pacco. Si è toccato il pacco, hai visto? Che sporcaccione. Allora, mi questo segno. Primo outfit, allora io lo valuto così. Okay, guarda, faccio anch'io. Una divisione, il primo. Ma lei cosa fa? Copia? Non riesco a capire se devo fare due voti o uno. Due voti, uno per vestito. Questo è il primo outfit e gli dai un voto. Vedi, ho fatto una riga, perfetto. Non copi il voto, cortesemente, si faccia un'idea sua. Esistono anche mezzi voti o... Ma faccia come preferisci. Fai come vuoi. Ho sbagliato. Ha fatto una riga! Arancia meccanica! Caspiterina! Bombetta, ragazzi! Lascia fare! Ti ho sentito esclamare un però, e forse, sì. Forse so a cosa ti stai riferendo. Secondo me è la gravata. Gravata? La gravata? La gravata. È un aggravante, la gravata è un aggravante. A parte che la gravata pare un'ipotenusa, perché sta tutta... Hai visto però come sta giocando con... Col cappello. Col cappello, comunque. È molto Charlie Chaplin. Sì. Ragazzi, un'idea me la sono fatta e sono già pronto a votare. Lei può pure rimanere qua. E intanto mi ha flexato l'orologio, così, Per il primo outfit... Il mio voto è stato 6,5. Ero lì pronto per il 7, ma come si dice, la spostata di minchia finale mi ha tolto questo mezzo. Non ha gradito, non ha gradito. No, neanche io questo. Non particolarmente. In questo caso, il vestito le sta molto meglio. La bombetta, tra l'altro, è un tocco di classe. Ora, a parte la cravatta un po' storta e il fatto che il primo bottone scusa della giacca non fosse... Scusa se ti correggo, non ti succede mai, lo so, però è gravatta. Con le gine. Gravatta. Ho dato un 7 per questo Gentilissimo signor Conte. Lei era Conte? Duca, scusi. Allora, per il primo outfit, signor Murri, le ho dato un 7. Mi è piaciuto moltissimo. Ho apprezzato questo suo osare palesarsi senza la cravatta, molto sportivo. Vero, okay? Vero. Quindi hai detto osare sarebbe... Mentre per il secondo outfit, a dispetto del primo, stringe un po' però sul gluteo. Hai notato? Concordo. Dietro? Guarda, una ragguardevole chiappa. Il gluteo mi viene soffocato dalla stoffa. Quindi stoffocato, direi. Stoffocato. 8, e anche se sarebbe stato un 9 se non fosse per l'asfissia della natica. Per me è così. Barone Thomas, essendo un tipo non molto galante e portando sempre solo tute, nonostante lei sia un
Beh, ragazzo. No, voleva. Sto facendo riferimento barone. Alla sua titolo nobiliare. La Sam è un titolo solo comprato. Ah. E non sapendo né leggere né scrivere, ho voluto... ed è vero, tra l'altro, è vero. Ho voluto copiare da Danny sia 7 sul primo che 8 sul secondo. Apprezzo l'impegno, apprezzo l'impegno. Questa è la votazione, perfetto. Direi che adesso è arrivato il momento di cedere il mio posto al barone. Che non è lei, che non è lei, perché è Thomas. No, lei Thomas stia qua. Io sono il Duca. Tocca al Duca. Alla faccia. Elettrico. Tutto a lavoro. Caspiterina. Mi scopre il gilet. Ah, c'è il corpetto. Io mi sto già facendo un'idea, mi ha flexato l'anello, ma nel modo giusto, non l'ho ostentato come hai fatto tu, In maniera molto più velata ma precisa, esatto. L'ha fatto notare con il giusto equilibrio. Ma l'ha gravato, non va esternamente? Non va dove? Dalle sue parti, sì. Esternamente. Al gilet. No, lui vorrebbe un appendice che dondolasse. A lei piace penzoloni. Giudici quando scende. Mi intimorisce però con lo sguardo, perché è molto sicuro di sé. In realtà mi sta eccitando, sembra quasi che mi voglia concupire. Allora non mi tocchi quando dice. Non sto neanche parlando. Senti che durello. Se i giudici sono a posto, possiamo fare il cambio, perché per il primo outfit io sono... Sì, ma lasciamo già il voto, no? Sì, del primo. No, perché devo copiare. Ah, sì, allora guarda, glielo metto subito così. Può tornare nelle sue stanze e si può cambiare. Grazie. A lei. Anche il passo, se vedi, non è un passo normale, è così. È un passo anormale. È un trotto. È un trotto. Lei cosa dice, barone? Niente da dire. Non avevo dubbi. Eccolo. Attenzione. Un compagno di bombetta, di copricapo. Di copricapo, sì. Guarda qui come lo estra... Non ce l'ho fatto, sì. Ha la testa troppo grossa. Credo si sia incastrato, affaticato nel... Eccolo, da dietro. Lo toglie alla Michael Jackson. Si stappa, come il casco dei Lego. Così. Ok. Complimenti. Oh! No, ecco, me li ha presi, due punti, me li ha presi. Complimenti. Tutti. Questa volta la gravatta è messa bene, centrale. No! Stanata. È molto sbagliata. Molto sbagliata. Se guardiamo. Come mai barone Thomas? Perché la parte sotto è in rilievo rispetto alla parte sopra. È in rilievo. È in braille. E non è un dettaglio irrilevante. È anche per i non vedenti. Io mi sono fatto un'idea, giudici. Se dite possiamo votare. Faccia pure. Ah sì, lei deve ovviamente trarre ispirazione. Signori, sì. Nel primo outfit, signor Merluzzo, con gran rammarico, le ho dato un 5. Sono qua anche per argomentare. Cosa è successo? Non so se gli esimi colleghi hanno notato la stessa imprecisione. Purtroppo, sì. Mi ha ostentato un gilet sbagliato. Non tutti, come me, sono all'avanguardia sulle nuove frontiere della moda, ma comprendo il vostro retrogradismo. Non so, allora sinceramente... Volevo appuntarmi il retrogradismo. Se devo essere onesto, il blu elettrico con quel grado di grigio un po' mi ha sbattuto l'occhio. Sì. L'unica cosa che potrebbe averla salvata sarebbe stata... Una cravatta esternata. Ma purtroppo lei se l'è internata. Internata il gilet. Internata ad un gilet sgradevole. Una è internata, l'altra è in rilievo. No? Esatto. Mentre nel secondo outfit... Sono qui per darle un 9. L'abito che ho davanti lo definisco un concentrato di eleganza e di stile. Io sono stato un po' più clemente. Nel primo outfit le ho dato un 7,5, perché io non ho avuto particolare fastidio da quel gilet. Lei è più giovane, mi permette. Sì, bravo, sono più all'avanguardia come lei. Noi nobili, diciamo, all'avanguardia non ci radichiamo nelle nostre tradizioni becere e obsolete, ne è vero? Io direi di stare anche abbastanza tranquillo. Che uomo meraviglioso. Stiamo calmi perché non è la puntata di... Scusi, mi stavo riscaldando. Lei vedo che si sta animando, quindi stia buono. La migliore difesa è l'attacco. Stia calmo. Qui... Secondo me lei si è superato. Because less is more. Si dice because. Because. Be curious. E le ho dato un bel 8. Io mi... Ah, elemosina. Mi scappello di gratitudine. Una moneta. Grazie. Allora, buon Maurizio, io le ho lasciato giustamente un 5.
nel primo abito, perché il signor Daniele Lazzarini ha lasciato un 5. 5 perché, come le ho detto, non mi piaceva comunque il bullo elettrico. No, il bullo elettrico. Siamo sul secondo, gli ho lasciato un 9. Perché a parte guarda caso. Guarda caso, il blu è il mio colore preferito, lo sa? Pensavo fosse latte e cereali. Questo per pochi, per i pochi avvezzi nobili. Chi è che vuole essere il prossimo lor signore? Danny, Conte Danny Luca. Conte della... di, ma della Massellanza. Prego. Mi accingo. Prego, si accingia. Io mi... accingiati. Mi assiedo. Assiettati. Assiettate. Però. Sono senza parole, non so bene da dove partire. C'è tanto di cui parlare, è abbondante. Che forse troppo? Un outfit abbastanza classico, molto, ma si sa, con il classico non si sbaglia mai. Fitta molto, non capisco cosa si sia spostato. La barba. Ha voluto sistemare un attimo la barba. Un po' di... Un attimo, ci dice di aspettare. No, non lo dire, stai calmo, se stai sciolto. Che succede, Luca? La mostra, ammazza, la chiappa ballerina. Complimenti, pieno. Beh, direi che questo qui ho tratto le mie conclusion. Posso dire il voto? Certo. Attenzione! Con l'uscita. L'uscita. Beh, certo. Quindi lei fa tutto da sola, ha deciso che può andare, no, anche senza il nostro. No, vabbè, è congedato. Si congedi. Arrivederci. Si congeli anche se vuole. Non male, veramente. Classico, però. D'effetto. Cosa state facendo voi? Dei geroglifici, ragazzi? Sono con due analfabeti. Però. Anche se stiamo scrivendo numeri, quindi non c'entra niente l'alfabeto. Sai cosa, però? Ha ragione. Per una volta. Mi vuole dirlo. Diamogli la ragione. Ha ragione il conte barone di Marenduzzo. Ovviamente l'abito non fa il barone. No, era il monaco. Non allarghiamo. Non, esatto. Non si lanci in cose più grandi di lei. Grazie, effettivamente avevo un po' di freddo. Una colluttazione. Credo che la porta abbia perso comunque. Allora, cosa abbiamo qui? Ha cambiato la palette di colore. Tanta roba abbiamo. Ecco qua. Ah, ce lo dice direttamente. Si vuole sedere al mio posto? Ci permette di giudicare da solo? No, vuole votare per me? Mi sono fatto. Tanto copia lei. Una scala di grigi molto funebre. Ma non diciamo, il funebre è anche elegante. È un funebre festoso. Festoso, un funeral party. Perfetto, bravissimo. Ma è diventata una conversazione, non è più. Però mi va a guadagnare questo copricapo un po' rock, un po' alla Slash. La barba comunque in pandan anche con Non ho ben capito questo. Allora, partirei io questa volta a mi è anche Celentano oltre a Slash. Io sono un conglomerato di artisti. Un conglomerato, barone Marenduzzo. Merendina. Merendina. Le ho dato un 8-8. Video su. E se ci fosse stato un terzo outfit, le davo un 3. Così facciamo un 8-8-3 per restare in tema musicale. Allora, io sarò molto meno buono dei miei corrispettivi colleghi. Ma lo sospettavo. Allora, il primo outfit non vi era molta eleganza nell'atteggiamento. Sembrava più un bodyguard. E poi l'orologio sportivo col completo elegante. 6 meno. Meno. Io farei vedere anche però la 6 meno perché avevo fatto un 5, ma siccome è colato l'inchiostro è diventato un 6, però era troppo 6, quindi 6 meno. Nel secondo outfit mi sono trovato costretto a dargli un 5. Vogliamo fare attenzione quando camminiamo, per favore? Cosa siamo, elefanti? Beh, lei sì, però... Posso dare il mio giudizio? Confido in lei, buon Thomas. Conte! Sospetto che lei abbia apprezzato... Allora, mio... nel primo abito l'ho lasciato 10. Ma una cosa che ho notato sul secondo, mi piace molto, è quell'effetto biancastro che ha nei bottoni qui. Molto bello. Non ha tolto le cuciture della mano. Ah, ma è una cucitura! Pensavo fosse fatto appositamente. Qui mi è una pecca dell'assistente. Ma no, io l'avrei lasciato lì, davvero mi piaceva. Questa stazza, non è che si può monitorare tutti i suoi metri quadrati. Questo giro devo rivedere il mio voto. Non riesco a cancellare la lavagna, quindi mi sono limitato di estendere il mio voto a un meno. Se volevo mettere il più. Io metterei un più, però, se mi permette. A me piaceva quella cucitura proprio. Credo saranno necessari i sottotitoli a questo video. Un'opera artistica quella del nostro amico. Io voto con Art. È un Pollock. Notare, non è un Pollock, è uno squalosauro questo qua sotto. Squalo. Questo.
Quante riverenze, complimenti. Un attimo. Ci entra? Ah, quello. Madonna. Beh, diciamo che ha mantenuto lo sguardo fede. È... ha mantenuto la parola comunque. Ha mantenuto fede alla sua ideologia, diciamo, dell'esternare la cravatta. Questa... credo che se mi dessero un pugno negli occhi sarebbe comunque meno fastidioso di questa cravatta. Guarda come flexa il polpaccio, sì? Con circa 20 o 30 centimetri di tessuto in più. Chiederei al nostro Thomas di alzarmi un attimo il retro della giacca. Voglio vedere come veste nel gluteo. Assolutamente. Ci può far vedere la chiappa, per favore? Sì. Come sospettavo. Le tasche ma cucite. Ma c'è la tasca cucita. Le tasche cucite. Se può, per cortesia, farlo vedere anche alla camera principale, così gli amici a casa... Ah, proprio lui mi si imputtanisce così. Vi spiego anche perché. Prego, non serve, prego. Grazie. Diciamo che lui ha cucito le tasche perché non ha soldi da metterci dentro, quindi forse è più palese. Quindi la sua nomina in realtà è una copertura. Lei mi è povero. Con che fierezza, con che orgoglio. Ed è per questo che non spreco ancora parole e vado ad indossare il mio secondo occhio. Grazie. Gestisce lui le redini del suo canale. Che ci stiamo a fare qui? Io direi anche è inutile. Cioè, devo anche scrivere qualcosa. Votiamo, votiamo. Così, per un simbolo. Accipicchia. Ah, con l'accessorio. Con l'accessorio. Mi ha cambiato solo la cravatta. La cravatta è. Come mai è non è più in rilievo. È interiorizzata. È forse triste? Mi sono consultato in camerino con la mia. Bestiari. Sì, la bestiaria tipico, si chiamano proprio così. Sì, esattamente, e mi ha detto che la cravatta in realtà andrebbe all'interno delle giacche. È sempre la bestiaria, le ha consigliato anche questo fantastico... No, lei non conosce il detto Marzo Pazzerello guarda il sole e prendi l'ombrello? Non lo sconoscevo, ma adesso grazie a lo lei... Lo sconoscevo. Ha detto non lo sconoscevo, quindi almeno in meno doppia da più in realtà lo conoscerebbe. Okay. Per favore. Quindi l'ho anche acculturata. Grazie. Ma la camicia, la giacca è ancora cucita. La giacca è cucita. Ma guardi come si prona. Mi rifaccia la mossa per cortesia. La mossa guardalo. Fa acquisire punti però. Accipicchia. È contento che i gentleman si siano rimessi. Certo che sì. Mi aspettavo un finalment. Allora io per il primo outfit. Perché io sono una persona fit. Ah, sì. La regola della L ci sta sbandierando. Ci fa anche degli strani gesti. 1,68 almeno lì. Beh. Sì. Mi sono sentito particolarmente buono per l'outfit di prima, nonostante la cravatta di fuori, le varie cuciture randomiche, direi, sì. Randomiche, sì. Ho dato 4 e 3 quarti. 4 e 3 quarti su 10? Su 100. Mentre in questo caso... Se ne rammarica. La cromia la trovo molto più coerente e costante nello sguardo. Si chiama ombrello, non sto parlando. Lei parlerà anche, ma parla in modo scorretto. Esatto. La cromia invece è un ombrello, per cortesia. Il voto è 6, meno. Perché questo ombrello ci sta e non ci sta. Poi la giacca è ancora cucita dietro. E meno e meno, scusi? Ecco, è proprio questo suo fare un po' arrogante. Lei dovrebbe accettare le critiche e non... scassare la minchia. Io per il primo outfit, che ripeto mi ha un po' inorridito, sono stato molto clemente con lei. Le ho affibbiato un semplice 5 più di incoraggiamento, perché si può sempre dare di più, come diceva un famoso cantante di altri tempi. Lui. Per quest'outfit, in cui è ritornato un po' sui suoi passi e si è reso conto di dove ci troviamo e di cosa stiamo facendo, le ho dato un 7. Meno male. No, perché mi sono tornato a scuola, non ho mai preso una sufficienza, quindi il primo 7, grazie mille mamma, spero sarei fiero di te. Signor invece Duca Conte... Maresciallo! Brigadiere, prego! Mi lasci fare, tenente. Io nel primo outfit, signor Thomas, non mi guardi così, per cortesia, le ho dato un dal 5 al 6. Un voto di transizione, ok? Un po' come il suo essere sportivo e elegante al tempo stesso. Che però non è bastato per raggiungere un voto pieno, rotondo, dal 5 al 6. Ma lei parla sempre di pienezza? Per cortesia, non conosco altro, sono Danny Lazzarini. Mentre nel secondo outfit è un 8. Bello, rotondo e palindromo. 8 perché il suo essere... composto in questo caso, un po' meno sbarazzino, si è mixato alla perfezione tra un ombrello, no sense, con un baffo, ok, un po' così, alla francese. Britannico. È britannico, il ciuffo così, è britannico. Ci tengo molto il mio baffo. È britannico. Ci tengo molto il mio baffo.
Assolutamente, guai chi glielo tocca. Se vogliamo mostrare in camera i nostri voti, lei Murri è l'unico che non ha ancora capito e ogni volta che mostra il voto va di là, mentre la nostra camera è di qua. All'ultimo, alla fine ci siamo arrivati. Quindi la media sarebbe? La media può farla, vediamo. Il conto, prova a fare, provi a fare il conto. La faccio veloce la media? Allora, 6 più 8... 100. 100? 6 più 8, 100. 5 tendente al 6. Dal 5 al 6. Esattamente, il primo, il conto, il primo matematico. Non so come c'è arrivato dal 100, ma direi che... Va a scalare, bravissimo. Lui parte dal 100, è un modo così. A decremento. Va ritroso. Per qualunque operazione matematica... Parte da 100. Poi vai a scalare, arrivi. Esatto. Dunque, lor signori, questo video finisce qui. Io ringrazio tantissimo il barone Thomas di Marenduzzo, il conte Danny. Lei sta sudando. Lei sta faticando. Sono quattro parole. Della Vassellanza. Me medesimo, il principe di Xmurria. Che titolo di merda, poi ne parliamo. È il buon Duca. Che cazzo è questo? Maurizio Duca del Merluzzo. Trovate ovviamente anche sui rispettivi lor canali un video che è uscito anche con me. Un video. Uno, basta. Su tutti i canali abbiamo un video. Sono sobrio, ve lo posso assicurare. È la dislessia che avanza. Ringraziamo tantissimo anche tutta la troupe, perché non si ringrazia mai abbastanza tutti chi... E ringraziamo anche l'azienda agricola Marin per l'ospitalità e la grandissima ospitalità. Giustamente. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci fedeli, perché non finisce qui. Non solo questa settimana usciranno video, ma anche nelle prossime settimane, quindi state connessi. I video escono sempre, sono i video dei gentleman che poi... Dei gentleman. Bravissimi, le mie spalle fidate. Lasciate un bel like, perché solo con il vostro supporto questo potrà riaccadere in futuro. E ci vediamo a un prossimo video. Desire fun, we are the fucking musketeers. This ride is a monster and I know Boogie Man is real. We will walk the sky on fire, maybe. For gentlemen are here.